La tradizione vive nei borghi, nei centri storici, negli occhi e nelle mani di chi la detiene orgogliosamente e la dona generosamente. Dopo le signore Baresi, che nei vicoli della città vecchia, intente a preparare orecchiette, sono diventate un tratto identitario, la Puglia è abbastanza lunga tanto quanto i suoi usi e costumi. Nel cuore del centro storico di Grottaglie, il tempo sembra essersi fermato, un'atmosfera magica lontana dal traffico cittadino e tra gente che saluta dai piccoli balconi incontriamo Maria, che con il sorriso e un banchetto prepara i fichi maritati. Le fiche baciate perché si sposano uno con l'altro, si mette la mandorla dentro e vengono maritati. E passano parecchi turisti e si fermano a guardare e ci chiedono perché e come. E ci teniamo ancora a tramandare queste tradizioni perché queste sono, diciamo, noi le caramelle di una volta negli anni 40-50, quando il pane non ce n'era. Le caramelle di una volta non si vendono, lo ripete più volte, ricordando che un tempo ciò che si aveva veniva diviso tra parenti e amici. Una condivisione antica racchiusa in una frase: poco, poco a tutti. Mia mamma ha imparato a me che quello che produce la terra bisogna donarlo. E io ancora, tuttora, mantengo questa tradizione perché non vendo niente, non faccio comprare niente e do quello che ho, lo posso dare e lo do tranquillamente. E qui dove il tempo si ferma, la giornata rallenta e appare lunga. Tutto ha il suo tempo. Ora è il momento di sfornare le friselle, anche queste, inutile dirlo, da dividere tra parenti e amici.